Candido Brocca, neo allenatore dell'Ilva Maddalena al posto di Nino Catuogno. Candido senza Alberto Averini, Mario Barretta, Gabriele Spagnolo e Max Lopreiato a Casatesi al Palau, senza Federico Asara passato a Baia Sardinia, senza Gianmario Catuogno e Fabrizio Leoni inattivi, con il ritorno gradito di Checco Comiti e con l'aggiunta di un difensore, un militare, Cosimino Nutricati che se le cavate egregiamente bene. Per te quasi una sfida? Sì, è senza dubbio una sfida. Anche inaspettata, perché sino a 5-6 giorni fa mai mi sarei aspettato di trovarmi oggi qua, allenatore dell'Ilva. Eh, così è un momento di difficoltà che, che ha attraversato l'Ilva Maddalena, quindi mh, anche grazie al, al consiglio e un po' di pressione eh, eh, esercitata da alcuni amici, eh, non ho potuto dire di no. Ecco, in questi casi si dice è il cuore che comanda e quindi. Mi sono buttato in questa avventura eh, anima e cuore proprio, quindi eh, con l'aiuto di tutti speriamo comunque di far bene e comunque anche la partita di oggi ha dato dei, dei buoni segnali, nonostante il risultato non ci veda certamente contenti. Che cosa ti ha chiesto la società e che cosa tu pensi di poter offrire a questa squadra? Guarda, la società non ci ha chiesto niente, la società ci ha chiesto soltanto di, di creare un gruppo, di portare su dei giovani, eh, certamente cercare di, di, di conquistare la salvezza. Eh, sappiamo che non, non sarà facile, eh, dipenderà da tanti fattori, dipenderà da, eh, da infortuni, squalifiche, dal potenziale di, de, delle squadre avversarie, perché comunque un anno trovi dieci squadroni, un anno trovi dieci squadre come te e quindi dipenderà da tanti fattori. Eh, per quanto riguarda noi eh, dovremo metterci il massimo impegno, ecco, tutto quello che possiamo eh, tentare noi certamente lo faremo, poi io sono sicuro che a fine stagione la salvezza verrà. Una squadra che potrà essere rinforzata, tu hai chiesto qualche giocatore al presidente? No, no, no non abbiamo chiesto nessun giocatore perché la realtà è questa. E cercheremo ecco, se è possibile di recuperare qualcuno dei ragazzi che per vari motivi si è allontanato, per motivi di lavoro, eh, per altri motivi, motivi di studio, perché sono tutti giovani, quindi ecco, se riusciamo a, a far riavvicinare quei due o tre ragazzi validi come quelli che ho eh, saremo un pochino più tranquilli dal punto di vista numerico, ecco, però eh, è impensabile chiedere alla società qualsiasi altro rinforzo, no, 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 Liva dovrà lottare e basare sulle forze dei suoi ragazzi. Tra l'altro, questa sera mancava anche Andrea Ricca. Certo, mancava Andrea che è uno dei più esperti, sappiamo l'importanza che dà al centrocampo, quindi abbiamo dovuto fare anche a meno di lui, eh, comunque dovrebbe riprendere in settimana. Eh, ecco, qui entra in gioco il fattore che ti ho detto prima, speriamo di non avere tanti infortuni e poi andare avanti sempre. Ecco. La Maddalena TV.it vi seguirà per tutto il campionato. Grazie, grazie, sappiamo che ci tenete, che fate sempre delle, un ottimo servizio. Quello che posso chiedere io a tutti, a voi, ai tifosi, è di stare vicino ai ragazzi. Ne hanno bisogno, oggi hanno dimostrato che possono lottare, impegnarsi contro una signora squadra che è la Norese, quindi ecco, invito sempre tutti quanti a seguirci e incitare i ragazzi. Antonio Prastaro, tecnico della Nuorese, una trasferta insidiosa qui alla Maddalena, una vittoria che per l'Ilva sa un po' di beffa per i due gol contestati. Lei come li ha visti? La Rigola era regolare: abbiamo avuto sette occasioni da rete contro zero, una regalata alla fine. La vittoria non è certamente in discussione. Poi, se chiaramente ogni squadra la vede a suo modo. Abbiamo tenuto il pallino dall'inizio alla fine. Il campo è difficile: la squadra avversaria non regala niente, ha giocato veramente a mille. Da un, motivo, da un punto di vista delle motivazioni e dell'impegno dell'agonismo, però su un fattore tecnico abbiamo meritato ampiamente la gara. È chiaro che poi eh, la squadra che subisce i due gol può anche protestare, ma io non ho visto assolutamente niente. La Norese che parte favorita per la vittoria in questo campionato di promozione? Sì, noi siamo tra quelle indicate alla vittoria finale, ma bisogna giocare e vincere ogni partita per poi arrivare alla fine. Sappiamo perfettamente che ogni partita nasconde delle insidie, guai a pensare di aver vinto prima di giocare. Rostoro per lei si tratta di un ritorno, lei ha guidato le squadre giovanili, quindi dei giovani tra l'altro se ne intende. La Norese ha dei giovani interessanti, Il l'Ilva? L'Ilva ha delle, tra le sue file due o tre elementi molto tecnici, molto pronti già per la categoria, credo che è una squadra che darà filo da togliere a tutti, soprattutto in questo campo. Chi saranno le squadre favorite oltre alla Norese? Bisogna aspettare, ancora presto per capire, però chiaramente le più indicate sulla carta sono sempre il Tempio, Porto Rotondo, Ghilarza e la Palmalghero. Però bisogna vedere perché comunque il campionato di promozione riserva sempre delle sorprese. È un campionato dove l'agonismo è il fattore più importante, dunque bisogna aspettare almeno due mesi per capire quali sono le, le avversarie nostre per il titolo. Prossima partita in casa Col Bosa, altra guerra, altre squadre che verranno a difendersi a ripartire, noi dobbiamo essere bravi a trovare più spazi. La Nuorese abbiamo detto punta in alto, il campionato non sarà di sicuro facile, però Nuoro è una grande città che merita altre platee oltre questa promozione. E il nostro intento è quello di riportare Nuoro dove, dove merita, però prima dobbiamo passare attraverso questo campionato che è difficile. Mister Prastaro, grazie e auguri. Grazie a voi, buona serata.